Buonasera ben bentrovati come sempre. La puntata di oggi, la trasmissione di oggi è dedicata a un argomento molto attuale e di grande interesse sociale. Parleremo infatti di gioco d'azzardo, un fenomeno che ahimè è sempre più in espansione, che ah, coinvolge eh, tante fasce sociali ed è una prova il, il, il sorgere di tanti punti di sale e gioco in tutta la città. Basta girarsi e vederne tantissimi come i funghi sorgono giorno per giorno. Abbiamo qui in studio appunto ai Damiani, scusate perché come come sempre siamo ospiti del complesso turistico Averno dei Fratelli Damiani in una postazione bellissima dietro a un cammino storico c'è cioè dietro di noi che ci sta anche riscaldando. È un cammino vero, non è un cammino finto, ma si avvicina il Natale, quindi siamo in clima anche per l'atmosfera. E come vi dicevo per parlare di questo fenomeno, abbiamo oggi sia un medico che una psicologa. Vi li presento subito: abbiamo la dottoressa Luigia Cappuccio, che appunto è psicologa e psicoterapeuta, e il dottor Andrea Fuscone, che è un medico esperto proprio indipendenze patologiche. Allora io comincerei, dottoressa, da lei, dalla domanda più semplice che per, forse chissà quanta gente si sta un po' allertando, dice ma io forse sono un giocatore d'azzardo, questo no, tutti giochiamo, tutti eh, ci rilassiamo dedicandoci un po' al gioco a casa o fuori. Quando noi possiamo parlare, dottoressa, veramente di gioco d'azzardo? Allora diciamo che eh, questa è una precisazione importante da fare perché dobbiamo fare la distinzione tra gioco d'azzardo e gioco d'azzardo patologico. Che cos'è il gioco d'azzardo? Per parlare di gioco d'azzardo dobbiamo avere almeno tre caratteristiche in un gioco. Prima di tutto che il risultato di quel gioco sia affidato prevalentemente alla fortuna, all'agon. Seconda cosa che ci sia una posta in gioco. Una posta di un valore, quindi che può essere sicuramente un valore economico, ma anche magari diciamo, un valore affettivo, un valore... comunque questa posta deve avere un, un significato. E eh, terzo aspetto, che la posta non può essere più ritirata dopo che sia stata messa in gioco. Quindi eh, diciamo che i giocatori d'azzardo siamo un po' tutti perché chi è che non ha mai eh, comprato un biglietto, un gratta e vinci o non ha, certo con la speranza di vincere non ha giocato all'otto, la distinzione col patologico è quando questo diciamo, quando il modo di giocare d'azzardo diventa sempre più invasivo e diventa l'interesse principale della persona che comincia diciamo, a organizzare un po' tutta la sua esistenza, tutto il suo modo di vivere, rincorrendo il gioco e quindi procurando poi diciamo, anche tutta una serie di comportamenti che lo distolgono da quelle che sono magari le attività normali di una vita quotidiana e lo orientano prevalentemente se non del tutto al gioco d'azzardo. Bene, allora dottor Fuscone, al medico adesso esperto in questo settore, quando è che possiamo a questo punto parlare? Di vera e propria patologia. Beh, diciamo che l'inquadramento come patologia esisteva già da un bel po' di tempo anche nelle precedenti edizioni del manuale diagnostico e statistico, il famoso DSM degli autori americani a cui noi eh, medici che ci occupiamo di dipendenze patologiche in qualche modo abbiamo fatto riferimento. Era nato prima come Uh, un, uh, le dipendenze patologiche erano state inquadrate come disturbi da uso di sostanze mentre il gioco d'azzardo era uh, una costola delle dipendenze adesso ha assunto una sua uh, dimensione propria ha un capitolo a sé stante che lo mette proprio in, uh, in evidenza come una dipendenza patologica al pari delle altre dipendenze patologiche, la differenza sostanziale è che in molte altre dipendenze patologiche c'è cioè consumo di sostanze legali e non, qui è più una dipendenza comportamentale, come diceva la collega che non necessariamente richiede l'uso di sostanze. Sta sì, dottoressa, abbiamo parlato appunto di collegamento con altre dipendenze, quindi ci sono punti di contatto con altre dipendenze a questo punto. Sicuramente diciamo, dobbiamo ancora una volta fare una distinzione tra quella che è la dipendenza nel senso di dipendenza psicologica e dipendenza invece nel senso fisica di dipendenza fisica. Noi sappiamo che le dipendenze da sostanze ci portano anche una uh, dipendenza dal punto di vista fisico. Ora nel gioco d'azzardo la dipendenza è prevalentemente patologico. Che cosa si intende per dipendenza? si intende l'impulso, il desiderio irrefrenabile di agire un comportamento che poi risulta alla fine disfunzionale per la persona e quindi diciamo che eh, il gioco è proprio in questo senso un comportamento che quando diventa una dipendenza diventa estremamente disfunzionale. Quindi per questo motivo l'aspetto, cioè il desiderio compulsivo che prova il giocatore di continuare ininterrottamente a giocare, la sua incapacità a fermarsi quando diciamo, dovrebbe fermarsi perché, perché un po' uh, come dice, lo, decide, ma lo decide, ma non è capace di potersi fermare, questo è l'aspetto che appunto chiamiamo dipendenza. Quindi questo, um, dal punto di vista questo dal punto di vista psicologico. È anche vero che il giocatore eh, diciamo, mh, mh, ha anche poi dei sintomi fisici che fanno pensare a una dipendenza, perché comunque il giocatore che deve astenersi dal gioco prova comunque diciamo, anche delle sensazioni eh, fisiche, cioè, è irritabile, ehm, è, è nervoso, è agitato, diventa più aggressivo e quindi diciamo, anche nell'aspetto comportamentale si può notare un, un disagio. Che viene fuori comunque, invece ecco, parlando di dipendenze, appunto dottore, dal punto di vista fisico a questo punto, neurobiologico, quali sono le dipendenze? Beh, da un punto di vista neurobiologico, il gioco d'azzardo è una dipendenza al par d'altre. Non, non c'è una sostanziale differenza nei nuclei cerebrali interessati al fenomeno, laddove, nelle dipendenze patologiche da sostanza, quali che esse siano, alla fine. L'elemento comune è sempre un aumento di un particolare neurotrasmettitore, su quale non mi vorrei soffermare troppo perché altrimenti diventa una discussione troppo specialistica. Però vogliamo dirlo così, anche un po', alla, diciamo, un po approssimativamente, per completezza, diciamo che il neuromediatore più interessato è sempre la dopamina, in due eh, diciamo, distinti distretti cerebrali, uno dei quali è deputato all'interpretazione all di uno stimolo come piacevole, e un altro dei quali invece è destinato a controllare le azioni che la stimolazione del nucleo precedente comporterebbe. In parole povere, eh, un, questo, il primo nucleo è in grado di discernere se eh, una, un cibo è molto buono oppure no e quindi ti dà la spinta a ripetere per poter prendere un altro cibo dello stesso genere, e un altro nucleo invece, la corteccia orbitofrontale per intenderci, è quello che tende a controllare questo impulso a prendere altro cibo. Dici ma perché è così dannoso? Beh immaginiamo che il cibo preferito sia del cioccolato. Del cioccolato al latte e ogni mattina prendo 5, 6, 7 cucchiai di cioccolato al latte, siccome mi piace continuo a prenderla. Se non ci fosse il circuito che controlla io diventerei obeso. Quando si perde questa capacità di controllo per un impairment, per un deficit delle funzioni di controllo che insieme a un aumento delle funzioni di spinta dà luogo a una vera e propria impossibilità. A controllare il comportamento e eh, a mettere in opera dei meccanismi quasi di automatismo per cui ad uno stimolo si risponde sempre nello stesso modo, ad esempio, nel, per entrare nel merito il giocatore d'azzardo che vede eh, che, il gratta e il vinci non può fare a meno di comprarlo e grattare il giocatore d'azzardo patologico naturalmente ecco, il giocatore d'azzardo patologico che vede le macchinette mangia soldi videopoker e bla 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 appena le vede entra già in un meccanismo, in un meccanismo neurobiologico di preparazione a ricevere il piacere che già pregusta, un po' come se facesse la in bocca per intenderci. Poi ci sono altri fattori che magari di cui sì, parleremo dopo. Cioè, stiamo affrontando questo problema se eh, ci state seguendo sempre parallelamente dal punto di vista psicologico e dal punto di vista medico. Ecco, dottoressa, continuiamo con la nostra analisi psicologica. Ci sono eventuali comorbidità con questa dipendenza? Sì, sicuramente diciamo, la ecco, popolazione la incontro, la comorbidità mm. è intesa nel senso che spesso nel giocatore patologico si possono riscontrare anche, anche altri tipi di dipendenze, mm. quindi nel senso che magari andiamo a trovare giocatori che hanno anche problemi di assunzione di sostanze o di alcol e molto spesso diciamo, possiamo poi trovare un tratto nel giocatore che è quello della depressione e quindi poi ci dovremmo entrando più nel merito dovremmo capire quanto questo aspetto depressivo è indotto dal gioco perché il gioco ha già prodotto dei danni o quanto in alcuni casi invece è anche proprio una dimensione di depressione che la persona vive a spingere a giocare. Depressione perché diventa consapevole di non potersi fermare o è no, pure questo stress, questo Posso, possiamo ritrovare tutti e due gli aspetti della depressione, cioè, sia una depressione secondaria al gioco che nasce nel momento in cui il giocatore si è reso conto della situazione in cui si trova, dei, dei, diciamo, delle difficoltà a cui è arrivato, sia economiche che sociali, oppure. Però possiamo anche avere invece situazioni nelle quali una dimensione di depressione, di vuoto, di solitudine che una persona si, viene a, a, si trova a vivere in un determinato momento della vita viene compensata con il gioco che è comunque, diciamo, tra virgolette, un proprio perché produce piacere e eh, potrebbe essere considerato un antidepressivo, una, in una, valvola, una valvola di sfogo. Dottoressa Torfuscone Dottor ha, ha accennato appunto all'alcol, altre dipendenze, con lei poi ci siamo conosciuti tanti anni fa, eravamo su un'altra emittente e parlavamo appunto di alcol, di tabagismo. Ecco, vediamo un po' questi altri elementi che vengono alla fine coinvolti in questa, questa situazione. Sono costretto più o meno a ripetermi, nel senso che ehm, dal momento che abbiamo osservato che le dipendenze patologiche hanno un tratto neurobiologico abbastanza comune, è lecito aspettarsi che più dipendenze patologiche possano verificarsi nello stesso individuo. E, e quindi è molto facile... Che eh, una persona che perda la capacità di controllare il proprio impulso lo possa perdere anche per altri tipi di eh, dipendenze che richiedano l'utilizzo di sostanze. La sostanza più largamente utilizzata è naturalmente è il tabacco. Come io ho già avuto modo di dire in altre occasioni nelle quali ci siamo conosciuti, ritengo che il tabacco sia la pripista per ogni dipendenza patologica. Perché se andiamo a vedere pazienti che afferiscono alle strutture deputate al trattamento delle dipendenze patologiche, comunemente chiamati SERT, se noi vediamo qualunque persona che utilizza sostanze da strada, almeno il 90-95% di queste persone, se non di più, ha utilizzato cannabinoidi che si fumano e quelli che hanno utilizzato i cannabinoidi prima dei cannabinoidi hanno usato il tabacco quindi eh, diciamo che il pattern cioè la progressione nello sviluppo di una dipendenza è tabacco, cannabinoidi, altre sostanze anche se i cannabinoidi in realtà poi sono una tappa intermedia non sempre presente alle volte tabacco e altre sostanze direttamente ma quasi sempre il tabacco c'è parimenti c'è l'alcol come mai alcol e tabacco? Perché sono sostanze lecite, vendute tranquillamente e soprattutto non sono discriminate dall'opinione pubblica. Manca l'aspetto dello stigma su cui potrebbe parlarci la dottoressa Cappuccio sicuramente molto più avvedutamente di me. E manca l'aspetto del, de, della messa all'indice delle persone che utilizzano sostanze da sale, mentre tabacco e alcol sono vissuti socialmente come dipendenze tra virgolette minori, anche se io mi permetto di ricordare, e questo è soltanto una parentesi che apro, che per cause tabacco correlate muoiono circa 120.000 persone all'anno in Italia e per cause alcol correlate muoiono circa 80.000 persone persone all'anno in Italia, laddove per, per patologie correlate alle dipendenze patologiche, alle droghe da strada, le overdose non raggiungono i mille morti all'anno. Cioè stiamo parlando di mille a 40.000, eppure, eppure 1.80.000, anzi, eppure l'alcol viene considerato una droga minore. Fa piacere che lei abbia ripetuto questi dati che io già conoscevo, appunto perché non ci si rende conto di questo rapporto, ahimè assurdo, quindi le dipendenze dalle droghe mietono, mietono meno vittime di quanto faccia l'alcol e il tabacco. Allora, a questo punto, dottoressa, abbiamo fatto un po' un excursus generale, parliamo un po' di fattori di rischio a questo punto per queste persone. Sì, diciamo che i fattori di rischio possono essere di vario genere, possono essere sia fattori collegati alla storia della persona, quindi diciamo, al di là di, insomma, di fattori di predisposizione biologica di cui ha parlato il dottore, ma io um, mi piace concentrarmi sull'aspetto più psicologico-sociale. Quindi ci sono dei, dei fattori eh, proprio legati alla, al, al percorso evolutivo di vita di una persona, come per esempio potrebbe essere la familiarità con un giocatore, con un padre giocatore o magari so, l'esposizione a situazioni di gioco. E, eh, sicuramente poi oggi diventano fattori di rischio anche tutti diciamo, i, i, i numerosi stimoli mh, di, eh, mh, che di gioco che, appunto, come lei, eh, a cui lei si riferiva prima che eh, diciamo, vengono mh, così che alla, alle quali... Sì, No, ma a parte internet, proprio, diciamo, so, tutti i tabaccai, tutte le sale da gioco, bar, eh, i bar, sono comunque tutti fattori che sicuramente a un giocatore a diciamo, favoriscono sempre di più il desiderio di eh, poter eh, giocare. E, eh, e a mio avviso un altro fattore importante è anche quello di, um, come di favorire una corretta informazione su quelli che sono i meccanismi con cui poi invece sono costruiti e strutturati i giochi, perché molto spesso diciamo, noi invece vediamo che vengono favoriti diciamo, da quelle che sono le informazioni comuni, vengono favoriti maggiormente invece delle idee erronie legate al gioco, cioè posso fare la supervincita. Il premio è alto eh, e mentre invece quelle che sono poi le reali possibilità di vincita legate a tutti questi giochi non vengono realmente pubblicizzate. Quindi, bisognerebbe andare a capire anche come sono costruiti tutti questi giochi e eh, diciamo è importante notare che cosa Uh, secondo me anche come l'industria del, del gioco si è specializzata per indurre sempre più anche il fenomeno della dipendenza perché oggi che cosa vediamo? Vediamo che il gioco d'azzardo propone una tipologia di gioco sempre più veloce e sempre più come dire uh, frequente cioè noi possiamo mh, il gratta e vinci è un esempio lampante, no, io lo prendo e, e immediatamente lo posso giocare Ho anche tutti i giochi Virtuali che si trovano nelle sale da gioco, dove per esempio diciamo, ci sono scommesse che nel giro di pochi, pochi minuti determinano il risultato. Quindi il giocatore che da un lato ha il desiderio e il bisogno di giocare, dall'altro poi ha la voglia di recuperare magari anche il denaro perso perché questo è un altro aspetto molto importante diciamo del problema legato al gioco d'azzardo l'idea che poi il giocatore si struttura che deve recuperare questi soldi che ha perso e come li può recuperare? Giocando Solo giocando perché in quel momento il giocatore non intravede altre possibilità si sente completamente messo al muro no? e quindi quindi più i debiti crescono e più l'unica possibilità che il giocatore crede di avere è quella di giocare. E quindi diciamo, questi nuovi giochi molto diciamo, veloci eh, favoriscono ancora di più la dipendenza, così come anche ehm, la, i, i giochi via internet che permettono che cosa? Un, altro, un altro fattore determinante, cioè il fatto che io... Posso stare tranquillamente a casa senza essere visto, quindi senza espormi a quello che è anche diciamo, il giudizio sociale e posso giocare tranquillamente a tutti i tipi di giochi. Quindi ci sono molte variabili che vanno ad influenzare questo fenomeno. Insomma. E allora, dottor Fuscone, invece, fattori di rischio? Al medico, adesso invece. Beh, il medico non può disgiungersi da questo punto dall'aspetto psicologico e dall'aspetto eh, sociale che ha già abbastanza, eh, abbastanza puntualmente espresso la dottoressa Cappuccio. Intanto vogliamo sgombrare il campo da un equivoco. Non esiste... Una personalità tipica del giocatore d'azzardo, così come non esiste la personalità tipica dell'eroinomane, non esiste la personalità tipica del cocainomane, non esiste la personalità tipica dell'alcolista, ma esistono delle persone che in qualche misura perdono la capacità di controllare l'impulso a ricevere nuovamente l'oggetto del piacere. Nel giocatore d'azzardo c'è una particolarità che vorrei stressare un attimino, per cui richiedo un attimo di pazienza e di attenzione. Il giocatore d'azzardo, come tutti gli altri tossicodipendenti, a un certo punto smette di provare piacere. Allora, facciamo un esempio. Facciamo che io sono un giocatore d'azzardo e la dottoressa Nesta è una giocatrice. Occasionale, occasionale, Se noi andiamo a misurare i livelli di quel neurotrasmettitore di cui parlavamo prima, la dopamina, va bene? Noi vediamo che la dottoressa Nesta gratta un biglietto, vince una cifra. È contenta, le fa piacere, per cui i suoi livelli di dopamina salgono da 0 a 100. Va bene? Il giocatore d'azzardo, che sono io, parto da un livello di dopamina già... 90-80, per cui se vinco nella realtà mi fa piacere vincere, ma mi fa piacere con uno scarto di 20 unità, non di 100. Quindi io sicuramente provo molto meno piacere di quanto provi la dottoressa Nesta. E... E sostanzialmente il mio piacere in che cosa consiste? Nell'aver raggranellato una cifra che mi consente di giocare ancora fino a perderla del tutto perché, appunto, l'incapacità di controllare l'impulso è quella di ripetere il comportamento che in sé procura piacere, non è la vincita, ma è il comportamento stesso che in questo momento diventa oggetto del piacere del dipendente. Molto chiaro, molto chiaro e facile da comprendere per noi non addetti al lavoro. A questo punto dobbiamo parlare delle strategie terapeutiche, come fare per aiutare queste persone, se aiutare si può. Sicuramente diciamo, è possibile aiutare, e anzi è doveroso aiutare a nostro avviso, e, così come un po' per tutte le altre dipendenze. Uh, anzi a questo punto apro una parentesi e voglio appunto um, ricordare che i programmi che si sono sviluppati per i giocatori patologici sono nati proprio da quelli che sono i programmi diciamo, dedicati agli alcolisti perché come dicevamo prima um, gli studiosi che si sono occupati del fenomeno hanno trovato questa comorbidità e quindi diciamo, hanno cominciato a lavorare con alcolisti giocatori e comunque, l'aspetto importante eh, dal punto di vista terapeutico è mettere prima di tutto il giocatore in una condizione di poter dichiarare effettivamente qual è lo stato e il livello a cui è arrivato. Per fare questo, diciamo, c'è bisogno di. Ehm, anche di creare un clima attorno al giocatore favorevole. Quindi noi pensiamo che per fare un buon programma terapeutico c'è bisogno anche di ehm, coinvolgere i, fa i familiari del giocatore. No, proprio la dimensione familiare. E um, io penso che è importante che noi capiamo il processo, non tanto delle tecniche singole, perché è un processo, cioè il giocatore prima di tutto deve fermarsi e quindi deve trovare diciamo, la possibilità di non andare più a giocare, questo attraverso varie strategie, insomma, può eh, che ne so, eliminare eh, di aver a portata di mano i soldi, può, stare a, può essere accompagnato da una figura di riferimento insomma, che è disponibile a seguirlo. E, qui e poi la cosa importante però è poter ehm, concordare col giocatore e col familiare anche un piano di rientro economico. Mm, quindi prima di progettare un piano di rientro economico è importante capire a quali danni economici il giocatore è andato incontro. Perché dico questo? Perché... A differenza delle altre patologie, delle altre dipendenze, l'aspetto economico è diciamo, fortemente al centro di questa patologia, perché questa è una patologia che, diciamo, dove i soldi sono il fine e il mezzo. E allora che cosa succede? Che se io non sento di poter, io giocatore, non sento di poter cominciare a recuperare anche quello che è i debiti che ho accumulato, che cosa penserò sempre? Che. La strategia che posso avere è solo quella di continuare a giocare, quindi se il giocatore non, non si libera realmente e non tira fuori eh, diciamo, qual è veramente lo stato in cui è arrivato anche da, mh, rispetto al, al suo livello economico e di indebitamento. Non, non riusciamo ad aiutarlo perché gli resterà sempre diciamo, il problema principale, quello economico, che lui penserà di poter andare a risolvere con il gioco. Questo è un primo aspetto. Poi è chiaro che attraverso diciamo, l'aiuto di un lavoro psicologico eh, il giocatore deve comprendere... Eh, perché diciamo, si è sviluppato questo sintomo, in, eh, che significato questo sintomo ha avuto nella sua, diciamo, nella sua storia di vita e quali sono anche diciamo, le dinamiche familiari che hanno permesso di eh, continuare a mantenere questo sintomo. Perché per esempio diciamo, molto spesso si verifica un fenomeno che nelle dipendenze è abbastanza comune, cioè che il familiare fino a un certo momento non riesce a vedere o non vuole vedere. Anche se ci sono dei segnali il familiare anche non vede quello che sta succedendo. Sì, ma perché proprio diciamo, è come se si preferisce negarlo anziché arrivare subito a un livello di accettazione. Quindi anche la famiglia va aiutata a, a comprendere diciamo, quali sono i passi da fare e soprattutto la famiglia va aiutata a non rimanere in una dimensione solo di giudizio. Perché, eh, questo è un altro aspetto che sottolineerei: cioè, mh, spesso il giocatore è stato poi visto diciamo, secondo un paradigma solo moralistico. Allora, il giocatore è il vizioso, quello che va a dissipare tutto e rovina la famiglia. Allora se questo dal punto di vista pratico è vero, ma non vuol dire che però il giocatore vuole arrivare a quello stato, quindi da non confondere solo il livello della volontà, perché abbiamo visto che c'è un'impossibilità. Quindi c'è bisogno di far venire fuori la rabbia, ma soprattutto poi c'è bisogno di arrivare a una dimensione di comprensione della problematica, sia da parte del giocatore stesso, ma anche da parte della famiglia. E allora invece la, 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 qual è la soluzione, la strategia, dottor Andrea? Io ho visto mamme che giocavano i soldi della spesa e, e alla fine tornavano a casa senza aver comprato, senza soldi e senza spesa. No. Allora, no, intanto c'è da, da fare una premessa: eh, noi abbiamo osservato naturalmente un notevole incremento del fenomeno con la capillarizzazione del gioco diffuso a tutti, laddove prima il gioco d'azzardo era riservato in pochi punti. Strategici per così dire, casino, sale da gioco autorizzate. E purtroppo poi, naturalmente, c'era il gioco clandestino gestito da, per così dire, un'economia parallela. Diciamo così, e con la diffusione capillare di questi giochi d'azzardo, tra le altre cose anche velocissimi, come le macchinette, come anche alcuni giochi che ripetono le estrazioni ogni pochi minuti, così che si continua a giocare in modo compulsivo, aggravando la cosa, naturalmente con l'aumento capillare dell'offerta aumenta naturalmente anche il consumo. E siccome noi abbiamo visto che questo consumo è di per sé in grado di generare una dipendenza patologica, è naturale che il numero... Delle persone che hanno cominciato ad avere problemi con il gioco d'azzardo sia notevolmente aumentato nel corso di questi ultimi anni. I servizi naturalmente si sono trovati un po' spiazzati di fronte a questa pletora di persone che improvvisamente comincia ad arrivare ai servizi che adesso si stanno attrezzando per poter gestire anche il gioco d'azzardo. Naturalmente qual è la gestione? La gestione oltre che psicologica, come eh, diceva la dottoressa Cappuccio, anche strategie di evitamento di quei giochi che maggiormente procurano la compulsione, come i giochi ad immediata risposta e cercare gradatamente, eh, se non di farli smettere addirittura di giocare, a passare a giochi la cui risposta avviene dopo molto tempo, ad esempio il sabato ci si giocava la schedina al Calcio quando le partite si giocavano solo la domenica sono abbastanza vecchio per ricordarmi questa cosa beh io non ricordo che gente si sia immiserita per giocare alla schedina del Totocalcio i cui risultati si avevano dopo una settimana il tempo di attesa tra il gioco e la risposta al pronostico effettuato è un fattore determinante per cui questo si potrebbe configurare come nelle altre dipendenze patologiche, una riduzione del danno. Se non posso togliere del tutto l'agente patogeno, almeno metto un agente in grado di procurare meno danni rispetto all'agente più comunemente utilizzato. Un'altra cosa volevo dire, non c'è stato, naturalmente, per i motivi di cui ho parlato proprio all'inizio di quest'ultima eh, presentazione, non c'è stato il tempo di eh, controllare la validità di protocolli terapeutici da un punto di vista farmacologico, però naturalmente se una persona eh, presenta una problematica psicopatologica preesistente, come diceva la dottoressa Cappuccio, anche di tipo depressivo o anche, mh, come devo dire adesso, borderline, ipomaniacale, iperforica, tanto che si tende a ripetere, e allora il trattamento potrebbe anche essere rivolto alla cura dello specifico sintomo psicopatologico, quindi antidepressivi, stabilizzanti dell'umore, eccetera. E c'è, naturalmente, visto e considerato che abbiamo visto che le basi neurobiologiche delle dipendenze patologiche sono assolutamente uguali, eh, e quindi anche il gioco d'azzardo, il gambling, rientra in questi. Una strategia comunemente usata, anche se attualmente non è molto in voga è quella di utilizzare dei farmaci in grado di ridurre la componente legata al piacere quindi degli antagonisti del, di questa dopamina per così dire per cui si vanno a bloccare i recettori per gli oppiacei con l'inaltrexone e, e la persona dovrebbe provare meno piacere nel gioco d'azzardo però il risvolto della medaglia è che prova meno piacere per tutto e il nostro compito qual è? Quello di togliere il piacere alla gente o quello di curarli? E allora ecco, è difficile trovare un bilanciamento. E laddove ovviamente vale la pena, buia eh, Sansone con tutti i filistei, diamo anche qualcosa che riduca la componente edonica. Al momento lo stato dell'arte è questo. Comunque, noi siamo giunti al termine dello suo incontro. Pensiamo comunque di aver dato un forte contributo con questi vostri interventi. Perché, magari, per tante persone che ci seguono da casa e che sono in questa situazione, abbiamo aperto un barlume di speranza. Perché tante di queste persone magari non sanno nemmeno cosa fare e a chi rivolgersi. E lei è stato molto anche concreto, dicendo: Questo è lo stato dell'arte: c'è bisogno che si collabori da una parte e dall'altra. Noi giocheremo, però, a Natale, il Natale che si avvicina alla nostra tomba chi la farà a, a casa con i familiari, soprattutto con i bambini e con i nonni. E, e quello è un bell'appuntamento, un appuntamento di gioco molto bello. Va bene dottoressa, questo lo possiamo fare? Sicuramente no, io volevo solo aggiungere che è importante capire che per queste forme di disagio non esiste una terapia diciamo eh, risolutiva. No, 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 voglio dire, non esiste una terapia mh, unilaterale, cioè non basta un. un una sola cosa, per poter, non, non basta l'approccio psicologico o l'approccio medico, spesso c'è bisogno di integrare questi approcci così come c'è bisogno anche di integrare spesso anche una dimensione di cura rispetto a un livello più riabilitativo, cioè magari a volte queste persone hanno bisogno proprio di estranearsi per un momento da quello che è il contesto quotidiano e eh, quindi anche mh, magari partecipare a dei laboratori riabilitativi dove vanno a concentrarsi di più su quello Comunque che. Le strategie, è, ci sono. le strategie ci sono e soprattutto un'altra cosa volevo dire che è, cioè secondo me, un messaggio proprio da rivolgere ai giocatori no? e anche ai familiari, è mh, quello proprio di capire che siamo in una dimensione, diciamo, di una problematica di un disagio e quindi venire fuori da quella che può essere un'idea di vergogna, ma fare la richiesta di aiuto, aprirsi, aprirsi ad una richiesta di aiuto perché Qual altrimenti, altrimenti diciamo, i danni possono diventare eh, forti, gravi e eh, diciamo che poi più avanti si va e più è difficile. Io la ringrazio, vi ricordo che abbiamo avuto la dottoressa Cappucci, il dottore Fuscone, ringrazio voi per l'attenzione e alla prossima. thank okay. you